Roberto. Professione. Ama ballet dance. Danzatore. Cosa balli attualmente? Attualmente sto preparando schiaccianoci. We are working on Nutcracker. Il tuo primo schiaccianoci? Poi avevo 15 anni e prendevo parte agli spettacoli della scuola e fu allora che ho conosciuto Nuriev qui in Scala. 10 years old. It was in Kazakhstan. It was my first big role. Con chi lo hai studiato? È la prima volta che ho interpretato il ruolo del principe, è stata a Londra, nella versione di Derek Dean al Coliseum. I did the Nutcracker of John Neumeier and I studied with him. Quante volte lo hai ballato? Non so quante volte, ma tante. I don't remember, but I think more than 10. Che significato ha questo balletto? È la metafora della crescita di Clara, quindi di questa bambina che diventa adolescente, che diventa adulta. I think it's about love. Com'è il personaggio che interpreta? È il principe, quindi un ruolo di dancer noble classico. It is a small girl, she has a good heart and she has a lot of fantasy. Nel tempo è cambiato il tuo modo di vivere questa favola? I don't think so. I think it's the same. Sicuramente è cambiato il modo di approcciarmi a schiaccianoci. Cosa rappresenta lo schiaccianoci? Il regalo che ha Clara rappresenta il suo sogno di diventare adulta. An enchanted prince. Chi è il re dei topi? Beh, il re dei topi invece rappresenta le sue paure. He has the part of evil. Ma che differenza c'è tra sogno e realtà? Una differenza abissale che viviamo quotidianamente. Sometimes I wish the dreams were reality. Ti è mai capitato di litigare con un coreografo o con un partner? Qualche volta, sempre in maniera abbastanza blanda in realtà. With partner, yes, but only to make it better. With choreographer, no. No way in Germany. E di ballare con un partner scarso? No, my old partners were good, but if it was less experience, then I tried to help him. Sì, sicuramente mi sarà capitato, adesso non mi ricordo, ma sì. O con uno che ritenevi molto più bravo? Quando ho iniziato, quindi agli esordi, che sono trovato a ballare con Alessandra Ferri, Darcy Bass, Sylvie Guillem, quindi tutte stelle della danza. I can always learn something. Cosa pensi prima che si apra il sipario? Una grande emozione, cerco sempre di concentrarmi il più possibile. Before performance I try many shoes, I have many shoes which are ready for and then I try to find the best one and sometimes I hope I find them. E quando si chiude? Se è andata bene, anche quella è una grande emozione. I stay in the part of performance long time after. Ti è mai scappato da ridere in scena? Yes, in Taming of the Shrew. In Ondine, ero in scena con Marta Romagna, un attacco incontenibile, ci siamo vergognati tantissimo. Ti sei mai commosso in scena? Tante volte, sì, mi sono commosso. Yes, in Romeo and Juliet, per esempio. Un aneddoto divertente che ti è capitato in scena o dietro le quinte? I was in Cuba, I was dancing Don Quixote. I didn't hear the announcement, so I came on stage and the music was already started. So I put the shoes on, but I didn't close them. But the girls did a circle around me and I could close the shoes on stage. Durante la mia prima di Bayadère sono andato in camerino, ma non c'era troppo tempo, quindi poi c'era la mia musica d'ingresso e l'ho persa. Quindi sono arrivato dopo. Gli altri non sapevano cosa fare perché appunto dovevo essere già in scena e c'è stato un momento di imbarazzo. Un costume scomodo. In Armid avevo un mantello dietro, avevamo delle scarpe con un tacchetto che non erano appunto scarpe da ballo. Any costume if I am not in shape. Quanto ci vuole imparare una coreografia? If it's more or less classical, I learn very fast and if it's modern, it takes more time. Per un balletto classico, 3 settimane. Balletto classico o moderno? Come qualità di movimento e fisicamente sono portato per il balletto classico. Il balletto moderno e contemporaneo sicuramente mi piace molto ed è una sfida. I like both. Sei mai caduto in scena? Mi sono sempre rialzato in un attimo. It was slippery in Dame of Camille and I fall really bad on my stomach. I didn't stand up immediately. For me, I was like, oh my God, it was a bad moment, but I thought in this moment how I should react. She is sick and I cannot jump immediately and do some steps. So I was still on the floor for some moment and then stand up slowly and to catch again the steps. Yeah. Ti sei mai scordato i passi? In the rehearsal, yes, but on stage, never. Adesso meno, agli inizi di più. Cosa fai nel tempo libero? I study choreology. Pochissimo tempo libero. Sai cucinare? Poco. Not so much. Il tuo piatto preferito? Spaghetti al vongole. Risotto alla zucca.
Il tuo piatto forte? Il risotto alla zucca. Borsch. Come ti muovi in città? Taxi oppure ATM? Walking or bus. Cani o gatti? Cani. Dogs. La città in cui vorresti abitare? Anche Milano piace, New York mi piace, forse una delle due. Paris. Che rapporto hai con i tuoi fan? A good one, they helped me a lot if I was injured. Un rapporto che si è intensificato grazie a tutti i social network, Twitter, Instagram. La prima volta che sei entrato alla Scala? I think it was 5 or 4 years ago I came for Onegin. Avevo 12 anni e sono arrivato per fare l'audizione in scuola di ballo. Mi ricordo quel giorno e quell'emozione molto forte di entrare in un tempio della danza. Eri bravo a scuola? Not always. Sì, soprattutto nelle materie letterarie. La tua materia preferita? Letteratura. Storia, lettere. Quella in cui andavi male? I would say it was French. Matematica. Un consiglio a un giovane che vuole intraprendere questa carriera? To be in love with this profession. Iniziare in una buona scuola con ottimi insegnanti. Il momento più felice della tua vita? Quando mi hanno nominato primo ballerino qui alla Scala. After a long injury, I managed again on stage and I was so happy. Cosa ti piace di Roberto? Roberto is one of the best dancer, such a big star as he is not arrogant and of course a great partner. Cosa ti piace di Maria? Di Maria, professionalmente, è una bellissima ballerina, è una grande artista ed è molto leggera. Per che squadra tifi? Juve. Bayern München. Mare o montagna? Mare. Te sì. Che musica ascolti? Classic or pop music? Un po' di tutto, in realtà, anche musica pop, jazz, spesso la radio. Hai mai ballato con la febbre o col mal di pancia? Yes, it happens. Spesso e volentieri ho ballato in condizioni molto difficili. A New York avevo una congiuntivite pazzesca in un occhio che non riuscivo a tenere aperto, tanti mali. Fai le pulizie in casa? Of course. Poco. Ci vai al supermercato? Sì. Yes. Il momento in cui hai deciso di fare il ballerino? E quando avevo 7 anni ho chiesto ai miei genitori di mandarmi a scuola di ballo. I saw Swan Lake on TV with Maya Plisetska. That was the moment. Se fossi un animale, che animale saresti? Leopardo. I think I would be a cat. Quali sono i tuoi pregi e i tuoi difetti? Perfectionism. I like it and I don't like it. Difetti, mi dimentico le cose, sono disordinato. Pregi, credo di essere rimasto umile. Tre cose di cui non puoi fare a meno. Palette, music and family. L'affetto e l'amore delle persone che mi sono vicine, che mi sostengono. La cosa peggiore che ti può capitare prima di entrare in scena. Farmi male. Sarebbe una tragedia. To get injured. Se non avessi fatto il ballerino, cosa avresti fatto? O uno sport oppure l'attore. I think I would be musician. Pianist, maybe. La tua prossima volta alla Scala. Giselle con Zakharova. It will be April for Giselle. Non è Natale senza schiaccianoci? No, absolutely not. Schiaccianoci è veramente Natale. Maria fra 10 anni. I hope I will be a ballet mistress and a choreologist. Roberto fra 10 anni. Forse qua alla Scala, come direttore. Vuoi dire qualcosa, Roberto? Hey, Roby, let's do it. Vuoi dire qualcosa, Maria? Ci vediamo in scena.